In questo lampo ci sono io, Enrico Fermi, e i miei studi sulle particelle elementari. Ci sono i ragazzi di via Panisperna, ovvero i colleghi con i quali giocavo con gli atomi. C'è la scoperta dei neutroni lenti, delle reazioni a catena e un meritato premio Nobel per la fisica. C'è mia moglie Laura. Ci sono le leggi razziali in Italia e la nostra fuga negli Stati Uniti. C'è la prima pila atomica della storia, sotto le gradinate dello stadio di Chicago. C'è la seconda guerra mondiale e la sua terribile conclusione, con lo sganciamento della bomba atomica sulla città di Hiroshima. C'è l'idea dell'atomo come fonte di energia, la stessa energia che fa brillare le stelle e il nostro sole.